Vi ho parlato della clamorosa sentenza di Torino, processo Eternit. Ci arriviamo tra poco. Prima vediamo molto in breve il nostro sondaggio del lunedì, perché anche oggi ci sono novità importanti. Innanzitutto vediamo insieme i cartelli. Se con il gioco delle coalizioni ipotetiche si presentassero insieme i partiti che sostengono attualmente il governo, la situazione sarebbe migliore rispetto a una settimana fa, 52,3% per la coalizione che abbiamo chiamato coalizione Monti, PD, PDL, Terzo Polo, 52,3%, un lievemente più bassa la sinistra rispetto a una settimana fa, 28%, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia Libertà, Verdi, Federazione della Sinistra, e in leggera crescita la Lega Nord, 13,3%. Cresce il Movimento 5 Stelle, 5,8%, altri il 7,8%. Ma se andiamo a vedere i risultati, vediamo indecisi, lo vedete da soli, siamo ancora, come vedete, a una situazione di astensione che continua a crescere, 33,4%, vuol dire che un italiano su tre non andrebbe a votare e che, come vedete, il 15% è indeciso. Questi sono i risultati. È soltanto un primo accenno che vi do, torniamo pure in studio, grazie, perché adesso andiamo davvero a vedere quella sentenza clamorosa, importante, discussa di Torino. Allora, torniamo al sondaggio, abbiamo già visto cosa succederebbe con le coalizioni, vediamo velocissimamente i partiti, proprio a volo d'uccello, i partiti come andrebbero. Il PDL riguadagna lo 0,7%, si riporta al 23,5%, guadagna anche la Lega, più 0,5%, e supera la barriera del 10,4%, un po' a spese della destra di Storace, 1,4%, Grande Sud 0,9%, più 0,2%, il Grande Centro, il Terzo Polo, chiamatelo come volete, come vedete è sostanzialmente stazionario, c'è chi guadagna un po', c'è chi perde, ma siamo frazionalissimi tra lo 0,1% e lo 0,2%. Nel centro-sinistra invece c'è la principale novità, il principale scostamento, perché perde un punto e mezzo, l'1,4%, il Partito Democratico, che resta il primo partito, al 27,6%. Per il resto, come vedete, a parte il partito di Vendola, che anche lui perde uno 0,3%, gli scostamenti sono minimali, tutti a favore delle liste minori. Fuori dai poli, però, c'è l'altra grossa novità, più 0,4% al 4,4% per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. La favola dimostra che, come diceva quello una volta, Masia? C'è stata secondo me una metabolizzazione della vicenda Rusi, cioè dell'ex tesoriere della Margherita, che avrebbe sottratto 13 milioni dalle casse della Margherita, che sostanzialmente, oltre a determinare un calo generalizzato della fiducia dei politici, ha fatto sensibilmente calare anche il Partito Democratico, ha fatto aumentare l'astensione e ha favorito per certi versi anche tutta l'area dell'ex maggioranza e del centrodestra. È tutto qui, l'unica vera novità. E Beppe Grillo prende fiato? Un po' di fiato, perché è diminuita la fiducia in tutti i politici, l'unico che sostanzialmente tiene al di là di Monti è anche Beppe Grillo. Ok, grazie, andiamo velocissimi stasera.